Airtable e Google Sheet sono due tool di cui si sente parlare molto spesso, ma quali sono le differenze tra questi due strumenti? Quando è che è meglio scegliere uno o scegliere l'altro? Beh, nel video di oggi parliamo proprio di questo. Ciao, io sono Lorenzo Delia e ti do il benvenuto in questo nuovissimo video sul canale di Encode. Encode è il primo punto di riferimento in Italia per lo sviluppo senza codice che ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi professionali e posizionarti nel mercato con uno sguardo verso le professioni del futuro. Che tu sia nel mondo del design, del project management o delle operations, Encode ti aiuta a posizionarti in queste aree attraverso la metodologia del no-code. Se vuoi supportarci nella realizzazione di questi contenuti gratuiti, ti invito a mettere un bel mi piace, iscriverti al canale e attivare la campanellina. Detto questo, nel video di oggi ti voglio parlare, come dicevo nell'introduzione, di Airtable e Google Sheet. In particolare vedremo che cosa sono, quali caratteristiche hanno in comune e invece quali sono le caratteristiche che li contraddistinguono. Infine, alla fine di questo video ti darò alcuni suggerimenti per cercare di capire meglio se quando scegliere uno strumento piuttosto che un altro. Cominciamo! Airtable e Google Sheet sono due strumenti che permettono di memorizzare, gestire e organizzare dei dati. Google Sheet è un foglio di calcolo, così come lo è Excel, ma a differenza di quest'ultimo, Google Sheet vive nel cloud, in altre parole, fondamentalmente funziona soltanto su internet. Un foglio di calcolo è un insieme di celle disposte su righe e colonne in cui si possono andare a memorizzare dei dati nella maniera che più si preferisce e da questi dati si possono poi andare a ricavare delle informazioni utili. Solitamente un foglio di calcolo è utilizzato per cose come ad esempio la gestione delle proprie finanze personali oppure anche l'analisi dei dati di un'azienda, come il venduto o il marketing. Airtable invece è un foglio di calcolo con le funzionalità di un database relazionale. Questo significa che con Airtable è possibile organizzare i dati strutturandoli in tabelle, righe e colonne che possono essere collegate tra loro attraverso delle relazioni. Le relazioni fondamentalmente permettono di esplicitare quella che è la connessione tra i dati di diverse tabelle. Ad esempio, un freelance che vuole organizzare meglio la propria attività può decidere di creare un database su Airtable, magari utilizzando appunto due tabelle che possono essere la tabella clienti e la tabella progetti. Tra queste due tabelle esiste una relazione, perché di fatto i progetti sono qualcosa che è commissionato dai clienti. Ecco, per esplicitare questa relazione in un database bisogna andare, nel caso di Airtable, a creare un nuovo campo, cliccare su Link to another table, poi su Progetti, disabilitare questa checkbox e cliccare su Create Field. In questo modo avremo effettivamente creato una relazione tra queste due tabelle. Di fatto, se io adesso vado nei progetti e vado a cliccare sul campo, su una delle celle del campo clienti, qui effettivamente ho questo più dove se clicco mi vengono mostrati tutti i possibili clienti che potrebbero aver commissionato il progetto al cliente. Quindi ad esempio io posso scegliere Amazon, per dire. Questo è molto importante perché permette intanto di ottimizzare il database e poi permette anche di poter sapere facilmente, ad esempio, quali progetti sono stati commissionati da quali clienti, oppure, per farne un altro, quanti clienti hanno commissionato più di un progetto. Ora, cosa hanno in comune Airtable e Google Sheet? Beh, con entrambi puoi inserire formule che coinvolgono i dati in diverse celle, puoi andare a ricavare dei modelli e dei grafici partendo appunto dai dati, puoi andare a effettuare operazioni di ricerca, ordinamento, filtraggio e anche raggruppamento e puoi anche andare, diciamo, ad operare sui dati tramite API. Ma quindi, come si fa a capire quale strumento utilizzare in un progetto? Beh, prima di tutto è necessario capire quelli che sono i punti di forza di Airtable e quelli di Google Sheet. Partiamo da Airtable. Allora, il primo punto di forza è sicuramente l'esperienza di utilizzo ed interazione con i dati. Airtable, o meglio l'interfaccia di Airtable, è stata pensata per favorire la leggibilità e la comprensione dei dati. Questo sia grazie all'uso dei colori che anche grazie alle viste che permettono di visualizzare i dati in diverse modalità. Ad esempio c'è la vista calendario, la vista Kanban, la vista griglia, che però poi si può personalizzare con i vari elementi come raggruppamenti, cose di questo tipo. Insomma, ci sono tante modalità diverse di poter visualizzare i dati. Il secondo punto di forza invece è il fatto che è un database relazionale, quindi di fatto questo significa che con Airtable si possono avere tutti i vantaggi di questo tipo di database.
Questi comprendono ad esempio l'eliminazione della ridondanza dei dati, l'integrità dei dati e anche, diciamo, la possibilità di mettere in relazione due o più tabelle tra loro e magari appunto poi trarne delle informazioni significative. Il terzo punto di forza invece è l'integrità dei dati. Infatti Airtable mette a disposizione tantissimi tipi di dati, supporta tanti tipi di dati differenti, tra questi anche alcuni particolarmente avanzati, come ad esempio la galleria di immagini piuttosto che i file allegati. Quando si parla di integrità dei dati si intende uno specifico comportamento dei database, per cui quando si crea una nuova colonna si imposta un tipo di dato che poi deve essere rispettato da tutte le celle di quella colonna. Quindi se ad esempio io imposto un numero, non potrò mettere nelle celle di questa colonna delle parole, perché altrimenti otterrò un errore. Questo è molto molto importante, soprattutto quando ad esempio Airtable viene utilizzato come database di un'applicazione, perché permette di evitare molti errori. Il quarto punto di forza invece sono le app. Infatti Airtable mette a disposizione degli utenti uno store interno ricco di app sia create dal team di Airtable, che quindi sono davvero proprio funzionalità opzionali che si possono andare ad aggiungere, oppure create anche da terzi, insomma da altre realtà. Il quinto e ultimo beneficio invece sono le automazioni e le integrazioni. Airtable infatti da qualche tempo permette di poter creare dei flussi di lavoro automatizzati, rendendosi di fatto meno dipendente da strumenti di automazione come Zapier. Inoltre è possibile da qualche tempo aggiungere anche codice JavaScript personalizzato che può essere avviato o attraverso il click su un bottone piuttosto che in uno specifico momento attraverso un'automazione. Bene, ora vediamo invece quali sono i punti di forza di Google Sheet. Il primo è la semplicità di utilizzo. Google Sheet è un foglio di calcolo e bene o male nella nostra vita almeno una volta un foglio di calcolo l'abbiamo utilizzato tutti. Poi, come secondo punto di forza, è il fatto che è gratuito. Google Sheet, infatti, per utilizzarlo basta avere un account Google e non c'è alcun tipo di limitazione, non c'è alcun tipo di piano a pagamento. Il terzo beneficio, invece, è l'integrazione con gli altri strumenti della suite di Google. Infatti, Google Sheet, appunto, essendo uno strumento di Google, permette di, cioè, si integra molto bene con tutti gli altri strumenti, come ad esempio Google Form, per citarne uno. Infine, il quarto punto di forza è la possibilità di diventare un database relazionale. Infatti, attraverso alcuni strumenti, come ad esempio può essere AppSheet, Google Sheet può acquisire dei superpoteri che effettivamente gli permettono di comportarsi come un database relazionale per supportare appunto lato backend le applicazioni create con questi strumenti. Bene, come fare adesso per scegliere quale dei due strumenti utilizzare in un progetto? Beh, in realtà non esiste una risposta unica, dipende da alcuni fattori. Tra questi, ad esempio, con che tipo di dati hai a che fare? Se hai a che fare con numeri, solo numeri o testi, diciamo che Google Sheet può andare bene, mentre se hai a che fare invece con tipi di dato più complessi come file o immagini, beh, diciamo che Airtable sicuramente è meglio. Un altro fattore importante è che cosa vuoi fare con questi dati e soprattutto anche qual è il volume di questi dati, perché se il volume dei dati è limitato e su questi vuoi applicare solo delle formule, beh, allora Google Sheet può andare bene, mentre invece negli altri casi, se ad esempio hai un grande volume di dati e magari si possono anche creare delle relazioni tra diverse tabelle per ottimizzare il database, allora in questo caso ti suggerirei Airtable. Il quarto fattore invece è l'integrità dei dati. Quanto è importante per te l'integrità dei dati? Per te o naturalmente per il cliente, insomma per il progetto in generale, perché appunto se diciamo i dati che si hanno servono solo ad uso personale o magari interno alla propria azienda, Google Sheet può andare bene. Mentre se, diciamo, i dati fanno parte di un sistema più grande, perché magari sono i dati di un'applicazione, oppure più persone devono accedere al database per modificare i dati, beh, allora l'integrità è qualcosa di abbastanza importante, quindi Airtable potrebbe essere la scelta migliore. Il quinto fattore invece, che si combina anche con il volume dei dati, è questo, cioè hai bisogno di funzionalità come la ricerca, l'ordinamento, il raggruppamento, il filtraggio? Perché se il volume di dati è molto grande, diciamo che è meglio scegliere Airtable, perché Google Sheet fa un po' fatica quando ci sono troppi dati a eseguire queste operazioni. Mentre se il volume di dati è contenuto, allora anche Google Sheet può andare bene.
Bene, questo era il confronto tra Airtable e Google Sheet. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Se è così, ti invito a mettere un bel mi piace e iscriverti al canale. Inoltre, se vuoi sapere come collegare un database come Airtable ad uno strumento come Bubble, ti suggerisco di guardare questo video. Detto ciò, io sono Lorenzo D'Elia e noi ci vediamo alla prossima puntata.